Umberti, grazie per essere con noi quest'oggi. Dopo la mattina sull'automotive volevamo rivolgerle alcune domande. Automotive, auto elettrica e ibrida, è un mercato solo giapponese o c'è spazio anche per l'Europa? A mio avviso c'è spazio anche per l'Europa, in quanto la crescita che avrà questo mercato nei prossimi anni è tale per cui gli spazi si possono creare per tutti. È chiaro che oggi abbiamo un gap, ma c'è la possibilità di recuperare, starà a noi europei recuperare il terreno perso fino ad ora. Quindi minaccia o opportunità? Opportunità tutta la vita, in quanto si creeranno varie situazioni per cui cambiare ci porterà dei benefici anche in termini di posti di lavoro. Quindi cosa vede lei come passaggio? Sicuramente il passaggio fondamentale è un passaggio da un lato culturale, dall'altro di velocità di risposta al mercato e di cambiamento organizzativo all'interno delle aziende. Un'ultima domanda, questo cambiamento secondo lei può essere un'opportunità per nuovi posti di lavoro? Assolutamente sì, al di là di tutto il mondo dei servizi, faccio un esempio pratico, Scam è un'azienda elettrotecnica, ha creato una business unit per l'e-mobility. Un anno e mezzo fa eravamo in 7, oggi siamo in 35 e siamo 35 persone che lavorano sulla e-mobility. Senza auto elettrica non avremmo fatto qualcos'altro. Certo, direi assolutamente di sì allora. La ringrazio, grazie mille. Prego.